Non Una sai per tentata chi? rapina, un benzinaio che è intervenuto e ha sparato uccidendo comunque un rapinatore rom. La Lega questa ha fatto, a Seminaro Vento, e purtroppo poi succede che qualcuno ci crede e spara e ammazza un'altra persona. Quindi comunque è un giudizio negativo il suo? Secondo me sì, è un giudizio negativo in questo senso. Perché se si arriva a farsi giustizia da soli? Certo. Torniamo agli americani, tutti cowboy, se mettiamo il cappelletto e cominciamo a sparare a tutti. Più che altro un incidente che lui non voleva uccidere, ecco, non voleva spaventare, cos'era. Perché ora si sta aprendo un dibattito. Perché penso che la magistratura dovrebbe non condannarlo, ma almeno di sentirlo. Le motivazioni, come sono andate le cose. Sì, ma il benzinaio li doveva ammazzare tutti e tre quelli, per me. Ha fatto un po' il tutore dell'ordine, insomma. Lei come giudica questa cosa? Di farsi di ma deve sempre la magistratura, perché la legge è la della magistratura, ma la magistratura e loro sono competenti. La prima impressione è che c'ha ragione il benzinaio. A quel giovanotto là, non solo l'ha ammazzato e va bene, ma quello gli facevo pure la purga di benzina. Cioè, capito che stavo... Lo bruciamo proprio, vai e chi cazzo, cioè quello sta lì a lavorare, porello. Non siamo da commento, guarda. Cioè, che te voglio dire? No, a me non mi piace nessuno, ma sa nessuno. Pure straniero, ma sei italiano, pure italiano, ma sei straniero, a me non mi piace proprio. Siamo un paese, tutti quanti che deve vivere un bacio. Per me ha fatto bene. Che doveva fare? Purtroppo, oggi come oggi, noi ti ammazzano per 5 euro. Per 2 euro l'ammazzano, si è difeso, per me va fatto bene. Ma Vincenzo, cosa ne pensa di quello che è successo? Che è una gravità assoluta, una gravità che non doveva succedere, queste vende non dovrebbero succedere. A mio avviso questo signore che stanno parlando, una cosa mediana, una cosa del giornale, ha ragione, perché noi siamo indifesi, non ci tutela nessuno, quindi non dico di farsi la legge per noi, perché non è carino, non è corretto, però questo poveraccio che si alza la mattina per andare a lavorare e poi subisce una rapina di questo genere e per giunta, per difendersi, deve andare a finire in galera, non è carino da parte mia, quindi avrà tutta la mia solidarietà.